È stato ritrovato senza vita Matteo Verdesca, il 38enne di Novoli, nelle Cese, che questa notte ha prima ucciso la moglie Donatella Miccoli a coltellate per poi darsi alla fuga. Nelle scorse ore era partita una vera e propria caccia all'uomo in tutto il Salento. Si pensa ad un suicidio, il corpo era carbonizzato all'interno dell'auto con cui era fuggito, anch'essa bruciata. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Verdesca ieri sera, dopo aver accompagnato le figlie di 2-7 anni dei nonni, avrebbe ucciso la moglie a coltellate nella loro camera da letto. Poi è scappato a bordo della sua auto. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che li avevano sentiti litigare furiosamente. «Mamma, ho fatto un casino», sono le parole che Verdesca avrebbe detto a sua madre dopo l'omicidio. Questo è quanto è stato riportato dalla donna stessa alle forze dell'ordine. Tante sui social le dichiarazioni d'amore che Donatella e Matteo si scambiavano. I due, stando a quanto hanno raccontato i ben informati, si erano conosciuti da ragazzini e si erano sposati nel 2013. Pare però che lui fosse molto geloso, a tratti morboso.